compagnia d'eccellenza, quella dell'onorevole Katia Polidori, presidente di una giuria molto speciale questa sera. Parliamo di un abbinamento strepitoso, le donne, il vino, ma anche l'eleganza e il made in Italy, soprattutto quando si potenzia l'artigianato e il manufatto italiano. Fantastica, una giuria assolutamente variegata, pirotecnica oserei dire, esperta sicuramente di eleganza, io esperta di attività produttive, faccio l'imprenditrice e in politica mi sono sempre occupata di difendere le piccole e medie imprese, una serata fatta con gusto. Il mettere in mostra le eccellenze italiane, in questo caso due capi di moda importanti, dei vini già conosciuti, assolutamente importanti, una giuria che ha valutato l'abbinamento, quindi non ha valutato solo la bellezza del capo, ma l'abbinamento con il vino, quindi gran merito a chi ha pensato ad una serata così particolare. Le rubo ancora un istante perché in questo caso abbiamo cercato di dare valore alle maestranze già conosciute, però in molti casi bisogna dare valore a chi ancora conosciuto non è e che magari fa impresa ma non ha ancora quella grande visibilità che ci si potrebbe aspettare. Cosa si potrebbe fare secondo lei? Così un'idea. Allora, innanzitutto complimenti anche se avete dato valore a delle eccellenze conosciute, perché questo per il vino è un anno un po' particolare, abbiamo avuto delle temperature altissime e i viticoltori hanno già denunciato un 30% in meno della produzione, quindi comunque è andato a buon beneficio. Potremmo cercare, ce ne sono tantissime, delle aziende un po' meno conosciute e che magari, apro una parentesi, forse sono conosciute molto all'estero e un pochino meno in Italia, per provare a dare loro la stessa visibilità. Cosa può fare la politica? Sicuramente concentrarsi nel commercio con l'estero, perché a livello italiano le aziende se la cavano da sole, anche quelle piccole, invece basterebbe permettere loro di fare impresa, quindi togliendo la burocrazia, abbassando le tasse, abbassando il costo del lavoro, ma a livello invece internazionale è importante che i piccoli si mettano insieme, accompagnati chiaramente dal governo, e possano accedere a dei sistemi fieristici che diversamente non sarebbero loro accessibili. La ringraziamo.